Buonasera e benvenuti a Terzo Tempo 2.0, la rubrica sportiva di Italia 2 News. Tanti temi che tratteremo oggi. Iniziamo come di consueto con il basket. La Diesel Tecnica continua la sua marcia e vince contro la capolista. Vediamo. Impressionante prova di forza per la Diesel Tecnica e i suoi Blue Boys. La compagine salese, durante il 21° turno di campionato, scrive un pezzo di storia battendo la capolista Capodorlando, squadra dalla storica tradizione cestistica. Una partita perfetta dei Blue Boys che seguono alla perfezione lo spartito richiesto da coach Patrizio e comandano il match per ampi tratti di gara. Ad una gara dal termine della prima fase, la Diesel Tecnica si regala quindi la vittoria ai danni della capolista, conquistando due punti fondamentali che si ritroverà nel girone successivo. Strepitosa su tutte la prova del centro Igor Biordi, che domina gli avversari al ferro e trascina i suoi nella volata finale. Nel post partita, al centro sportivo di San Rufo è festa grande, con i Blue Boys che si concedono al gremito pubblico valdianese, entusiasta della vittoria. Nell'ultima gara di campionato i Blue Boys faranno visita alla Fortitudo Messina per concludere al meglio la prima fase di stagione. Subito dopo, il campionato di B2 si concederà una settimana di stop, prima di premere sull'acceleratore in vista della fase ad orologio. Lo sapevamo già da inizio settimana che questa sarebbe stata una partita importantissima, tanto per i due punti della seconda fase quanto per confrontarci con un avversario di livello. E abbiamo dimostrato tutto il nostro potenziale, ce lo siamo dimostrati prima noi stessi e anche al pubblico. Oggi ci siamo molto divertiti in campo, questo è importantissimo, e ci prendiamo questi due punti, andiamo avanti. Non abbiamo fatto niente, però è un gran passo avanti. Noi siamo prontissimi, affronteremo ogni avversario come abbiamo fatto fino adesso, e adesso arriva il bello, nel senso che arrivano le partite che contano, e stavamo aspettando questo momento da inizio anno, quindi dobbiamo continuare a lavorare in settimana, importantissimo, però sicuramente ci faremo trovare pronti. Faccio una dedica della vittoria a Ugo, che ha avuto una settimana difficile, ha passato un momento un po' delicato. Noi gli siamo vicini e questa partita è frutto del ragazzo che è, perché ha fatto una partita strepitosa, e questa dedica è tutta per lui. Rimaniamo ancora sul basket, ascoltando le parole di coach Patrizio. Io credo che stasera veramente la differenza l'abbia fatta il desiderio, quello che avevo focalizzato nella riunione pre-gara, proprio quanto desiderio avessimo di portare a casa questa partita, e attraverso quel desiderio l'abbiamo portata con i denti a casa. Dobbiamo riconoscere che abbiamo giocato contro una delle migliori squadre di tutta la Serie B in Italia, perché abbiamo giocato contro la squadra la migliore difesa probabilmente d'Italia per media punti subiti, contro giocatori di quel rango, contro la squadra che aveva meritato il primo posto attraverso le prestazioni e soprattutto la continuità di rendimento. Sono contento per i miei ragazzi, sono contento in particolare, lasciatemi ringraziare particolarmente Ugo Erkma, che nelle condizioni che si trovava non doveva esserci nemmeno qui con noi, ha fatto una delle migliori partite dell'anno, e questa è c'è tanta riconoscenza in lui. È chiaro, è importante per i due punti che ci porteremo nella seconda fase, però secondo me è più importante per la convinzione che questa sera ci siamo portati dietro, perché abbiamo giocato con una grandissima squadra, ottimamente allenata, un'organizzazione pazzesca da parte loro, e questo ti dà grande goduria, grande soddisfazione, ti fa credere nel lavoro che stai facendo e nella strada che stiamo intraprendendo verso il finale di stagione. Non abbiamo fatto niente di particolare, però da questa vittoria importantissima di prestigio dobbiamo prendere energie per dare il meglio di noi stessi e continuare a fare il lavoro di inserimento, perché io ricordo a tutti quanti che noi siamo una squadra che ha dovuto ricambiare un po' tutto con la venuta di Balciunas e di Ronca, e quindi stiamo lavorando molto per inserirli, perché vedrete che anche loro, una volta inseriti a pieno, ci daranno ancora di più una mano e ci daranno la possibilità di crescere ulteriormente.
Ci occupiamo adesso di Baskin, uno sport che abbatte le barriere e che vede la società valdianese il sentiero protagonista. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino. Terza partita e terza vittoria per il sentiero Baskin, che batte la Virtus Monte di Procida con il punteggio di 71-58. Terza vittoria per 3 gare per i ragazzi della coach Annalia Cutolo. Il sentiero Baskin è stato sempre avanti nel punteggio. Nel corso del match ha anche raggiunto la massima di distanza di 17 punti dagli avversari. Il Monte di Procida ha tentato di riavvicinarsi nel corso della partita e al termine del secondo quarto era a meno 9, ma non c'è stato nulla da fare contro la strapotenza sportiva, ovviamente, della squadra del Vallo di Diano, che alla fine ha vinto con ben 13 punti di vantaggio. Grande coinvolgimento di tutti gli effettivi da parte di entrambe le squadre, che a fine partita hanno dato vita a uno splendido terzo tempo. Siamo davvero felici non solo del risultato, ma anche dell'attenzione, della gioia e del comportamento dei nostri ragazzi, hanno fatto sapere dal sentiero Baskin, già pronti per la prossima gara, già pronti per affrontare e battere altre barriere mentali e fisiche. Questa è la forza del Baskin. Veniamo ora alla pallavolo. Le ragazze della Valdiano Volley, in attesa della ripresa del campionato, riposano, mentre i ragazzi della Valdiano vincono contro la Cerno. Ascoltiamo il servizio. Nel match di sabato, valido per la 7ª giornata di campionato, la maschile della Valdiano Volley ha conquistato un'altra vittoria, questa volta ai danni dello Sporting Acerno, con il risultato di 1-3. La trasferta si apre con la compagine ospite che parte subito all'attacco, conquistando i primi 2 set con i parziali di 14-25 e 22-25, nonostante l'infortunio del capitano nel primo set. Il secondo set, in particolare, ha visto in campo il giovane alzatore del settore under, che ha dovuto sostituire il capitano nel ruolo di regista. Dal terzo set le cose si fanno più complicate. La Cerno si fa sotto conquistando un punto, chiudendo il parziale con un 25-21. L'avvicinarsi dei casalinghi innervosisce i ragazzi di Mister Esposito, contribuendo a peggiorare il clima già teso dovuto all'infortunio del capitano, nonché al fatto che l'illuminazione del palazzetto si è spenta completamente 3 volte a causa dei fari che si sono surriscaldati troppo, facendo intervenire gli interruttori di protezione. Nonostante le pressioni e le schiacciate della Cerno, la Valdiano Volley non ha ceduto e ha conquistato l'ultimo set con il risultato di 15-25. Con questa vittoria la compagine valdianese si porta a 12 punti. La femminile invece ha riposato in questo weekend in attesa della ripresa del campionato fissata per il 18 febbraio. Ed ora veniamo al calcio a 5. La Fel di Eboli vola sul Ciampino Futsal. Ci racconta tutto Giovanna Quagliano. La Fel di Eboli torna a volare e conquista la prima vittoria del 2024 sul campo del Ciampino Futsal. Un 3-5 ottenuto con una grande rimonta dopo che le Volpi ebolitane si erano ritrovate immediatamente sotto per 3-1 all'intervallo. Nella gara valida per la 19ª giornata di Serie A New Energy, i rossoblù tornano protagonisti e si rilanciano in campionato nella corsa ai playoff scudetto, grazie anche alla tripletta di un Alessandro Patias sugli scudi. Senza Steino e Marinovic squalificati, la Feld inizia bene la sua gara provocando l'autogol di Fatiguso, che devia in porta un assist di Braga diretto a Selusio. Poco dopo però lo stesso Fatiguso si riscatta con un gran gol dopo un'azione personale. La Feld ha subito occasioni importanti con Patias e Selusio per tornare in vantaggio, ma nonostante il predominio del campo è ancora il Ciampino a trovare la rete per ben 2 volte. Prima segna Palmegiani in contropiede e poi Ferretti a 5 minuti dalla fine a trovare la rete del clamoroso 3-1. Nel finale di tempo Braga fallisce un colpo di testa da pochi passi e si va al riposo con la Feld in svantaggio. Nonostante la pausa per le nazionali, aleggiano gli spettri di una Feld di Eboli che sembra ancora non essere riuscita a ritrovarsi, perché nella ripresa, nonostante le occasioni per Patias, Selusio e Calderolli, le Volpi non riescono a sfondare, complici anche i miracoli del portiere avversario. Ma ecco che quella sensazione di una Feld smarrita svanisce in poco tempo, perché la strenua difesa degli avversari li porta a superare il limite di falli e così a 8 minuti dal termine parte la rimonta delle Volpi, che conquistano 2 tiri liberi con entrambe le esecuzioni portate a termine con successo da Patias. Le Volpi la pareggiano e lo stesso Patias firma la sua tripletta, trovando la zampata del 4-3 per una meritata quanto cercata rimonta ebolitana. A pochi secondi dallo scadere, con
con il Ciampino riversato in avanti alla ricerca del pareggio, è il portiere rosso-blu Montefalcone ad approfittare e andare a segno direttamente dalla sua porta. Finisce 3-5, una partita pazza, come ha commentato anche Francesco Liberti al termine della gara. Ci siamo trovati sotto di due gol un po' a sorpresa, nonostante avessimo il predominio del campo con tante occasioni create. È diventata una partita un po' pazza, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo in un momento non semplicissimo, questo sì, ma sapevamo di poterla recuperare. I miei primi mesi in rossoblu, personalmente sono felice del contributo che ho dato alla squadra sin da inizio stagione. Sono cresciuto molto. Queste le parole dell'ex Ciampino oggi alla Fel di Eboli. Passiamo adesso al calcio dilettantistico. Weekend dolce amaro per le valdianesi. Vincono solo Padula e Real Montesano. Ascoltiamo. In seconda categoria, nel girone H, la Pollese non entra in partita ed incassa un sonoro 6-0 nell'ostica trasferta di Palomonte, fermandosi a 30 punti. Pioggia di gol poi nel match tra Caggiano e Scuola Calcio Spes. La partita si conclude 5-5 e così il Caggiano non la spunta e si assesta in quinta posizione con 28 punti. Infine, nel girone I, il Padula si impone in trasferta contro l'Athletic. Al 90° il tabellone segna 1-2. Passando alla terza categoria, il match tra il Buonabitacolo Soccer e lo Sporting Celle è stato rinviato, mentre la partita casalinga tra Marcellino e Orsentina, prevista per sabato 10, è stata sospesa. La Sansese, invece, ha perso contro il Caprioli. I padroni di casa si sono imposti con un 2-0. Il Real Montesano invece ha vinto 2-1 contro il Real Santa Cecilia. La San Giacomese ha perso il match casalingo contro lo Sporting Buccino 0-1, mentre Ateggianese ha riposato. Restando sul calcio, è stata esiziale la disfatta contro l'Empoli per Inzaghi. Al posto suo arriverà Liverani. Si fa sempre più dura la strada per la Salernitana. Ed ora veniamo al podismo. Arrivano i nuovi successi indoor per la podistica pollese. Ci racconta tutto Elena Comuniello. La SD Podistica Pollese ha incantato il pubblico al Pala Vesuvio di Napoli con un'eccezionale performance durante la festa dell'esordiente. Guidati dalla sapiente mano di Carmine Volta, gli atleti hanno brillato in diverse discipline, portando a casa una serie di vittorie e piazzamenti di prestigio. Anna Chiara De Luca ha fatto vibrare lo stadio con uno straordinario tempo nei 600 metri, mentre il debutto impressionante di Marika Grottola nella marcia sui 1000 metri ha aggiunto un altro successo al già illustre palmares della squadra. Anche i giovani esordienti hanno dato il loro contributo, partecipando con entusiasmo ai percorsi motori e alle staffette miste, rendendo la giornata ancora più vibrante e inclusiva. La SD Podistica Pollese ha dimostrato una perfetta sinergia e determinazione senza pari, consacrando il proprio nome nell'Olimpo dello sport locale e nazionale. Con la mente rivolta al futuro, la squadra pollese si prepara a nuove sfide e nuove vittorie, confermando che talento, dedizione e passione sono le chiavi per raggiungere grandi risultati. Ed ora ascoltiamo una bella storia. Box, resistenza e Vallo di Diano nel libro di Marone. Vediamo il servizio. Nell'aula San Francesco del Santuario di Sant'Antonio di Polla è stato presentato un libro che ha suscitato emozioni intense tra il pubblico presente. Si tratta di Sono tornato da te di Lorenzo Marone, un romanzo che racconta una storia d'amore toccante e struggente, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Il romanzo segue le vicende di Cono Trezza e Serenella Pinto, due giovani del sud Italia del Vallo di Diano, che vivono in un'epoca segnata dall'oppressione fascista. Cono, contadino, e Serenella, figlia di un artigiano dalle idee socialiste, si innamorano giovanissimi e sognano di sposarsi. Tuttavia il loro amore è messo alla prova dagli eventi tumultuosi degli anni 30 e 40. Dopo essere stato arruolato nell'esercito e deportato in Germania, Cono trova la forza di sopravvivere grazie alla speranza di rivedere Serenella, all'aiuto di un compagno di prigionia e alla sua abiltà nel pugilato, uno sport praticato anche nei campi di concentramento. Attraverso la storia di Cono e Serenella, Marone ci offre uno sguardo intenso e commovente sulla durezza della guerra e sull'importanza dell'amore e della determinazione nel superare le avversità. Sono tornato da te ci ricorda che anche in momenti più bui l'amore può fungere da luce guida e da motivazione per lottare e sopravvivere.
Una storia che rimarrà impressa nella mente e nel cuore di chiunque abbia la fortuna di leggerla. La presentazione del romanzo di Lorenzo Marone è stata curata dalla podistica pollese. Un romanzo storico ambientato nel Vallo di Diano tra gli anni 30 e 40, in un paese immaginario che è Monteriano, nato dalla combinazione tra Monte San Giacomo e Teggiano, una terra alla quale sono molto legato. È un romanzo che parla di una realtà storica e di una verità storica e che però parla poi anche e soprattutto di una storia d'amore, appunto, tra Cono e Serenella, in questa terra che io, alla quale io sono molto legato. E con questo è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che la nostra informazione continua sui nostri canali social e sul sito www.italia2tv.it. Arrivederci.